La cultura è una cosa che abbiamo tutti. Noi normalmente quando diciamo cultura intendiamo la cultura alta, la cultura universitaria, la cultura che si insegna nelle scuole. In realtà la cultura è l'insieme di tutto quello che ci serve a vivere all'interno di una società. Sapere come si fa a tirare l'acqua in un cesso è un dato culturale. Sapere come funziona una maniglia è un dato culturale. Ovviamente ci sono livelli di base della cultura, come tirare lo sciacquone del cesso, e ci sono livelli più impegnativi, come fare un'analisi statistica, come preparare un piano di impresa, eccetera, come leggere un testo scritto in dialetto dorico del V secolo avanti Cristo. Normalmente noi riserviamo la definizione di cultura a questo secondo tipo di definizione. Quindi è chiaro che la cultura è una cosa che serve, ci serve per vivere, ci serve per stare con gli altri esseri umani. Ed è per questa ragione che fin dalla nascita il movimento di liberazione omosessuale, sia gay che lesbico, si è posta fin dalle origini la domanda, il problema della costruzione di una cultura omosessuale. Perché? Perché la cultura è quel insieme di cognizioni che noi abbiamo che ci riempie il vuoto di cose che noi non sappiamo. E ad esempio nel modo di relazionarci con gli altri noi abbiamo delle cognizioni culturali che sono in due significati diversi, perché purtroppo non ce ne rendiamo conto, ma cultura viene usata in due significati differenti. Uno è quello delle scienze umane, l'insieme delle cognizioni, e l'altro è quello della sociologia, che indica l'insieme del sapere condiviso da una società. Quando noi ci muoviamo all'interno della nostra cultura sociale, abbiamo una serie di dati che condividiamo con gli altri, che sono calibrati su quello che la società nel momento in cui ci troviamo a vivere ha giudicato utile. Tutto questo giro di parole per dire che cosa? Che noi siamo stati socializzati e socializzate fin da piccoli a vivere in un contesto culturale in cui la condizione di default è quella delle realtà dominanti. Non sto dicendo nulla di nuovo e di inedito. Quindi vuol dire che la definizione di cultura è la definizione di un insieme di nozioni che pongono al centro della nostra riflessione il maschio eterosessuale, di classe borghese, di disponibilità economiche buone, occidentale, possibilmente europeo, e non ci pensiamo mai del XXI secolo, nel senso che ciò che è stato cultura nei secoli passati viene considerato molto spesso non più valido solo perché è del passato. Quando il movimento gay si è trovato a porre l'esistenza di una questione omosessuale nella società, si è scontrata con un'idea di cultura che è quella che ci ha insegnato la scuola, l'ha insegnata a me, ma vedo che anche ai giovani continua a essere proposto lo stesso tipo di concetto di cultura, come un qualche cosa di universale, che trascende, che non ha, che non si può quasi neanche definire. La cultura, per essere tale, la vera cultura, non sopporta aggettivi. La vera cultura non è una cultura che si possa definire cultura delle donne, non si può definire cultura gay, non si può definire cultura afro, ma è cultura senza aggettivi. In realtà, quello che noi abbiamo denunciato fin dalla nascita del movimento di liberazione omosessuale è stato che cultura senza aggettivi è un ossimoro, una contraddizione in termini. La cultura senza aggettivi è la cultura che ha degli aggettivi che nasconde. Appunto, la cultura senza aggettivi che ci veniva insegnata a scuola era la cultura eterosessuale, maschile, borghese, bianco, occidentale, eccetera, eccetera. E dire che io devo è che, non so, l'Odissea è cultura perché io sono in grado di leggerla in modo immediato, di capirla, perché mi parla attraverso i secoli con questa capacità dell'artista di esprimersi, è una solenne, scusate, stronzata. Perché se voi non avete studiato, se noi non abbiamo studiato il contesto per cui l'Odissea fu scritta, troviamo semplicemente una storia in cui ci sono le fatte, ci sono dei personaggi che si muovono sullo sfondo, degli atti miracolosi e il significato
profondo di quello che veniva detto da chi scrisse quell'opera va completamente perduto. Ecco, moltissima cultura spacciata come cultura universale dalla nostra scuola è una cultura privata, strappata di tutti gli elementi che la rendevano tale nel momento in cui è stato prodotto. È una specie di brodino buono per tutti, che però alla fine non ha nessun sapore. Per capire che cosa abbiamo proposto noi, mi richiamo a un concetto che era molto di moda negli anni 60, 70, oggi magari non ne sento più nominare, quindi immagino non sia più di moda, il concetto di opera aperta, ossia un'opera d'arte è tale non in quanto ci esprime dei valori universali, ma al contrario, perché contiene molte chiavi di lettura utilizzando le quali rimane un'opera valida. In altre parole, può benissimo darsi che io non capisca assolutamente i motivi per cui l'Odissea aveva un senso quando fu scritta, ma essa contiene comunque degli aspetti che la rendono interessante a me oggi, anche se ho completamente frainteso il significato di quell'opera. Per capire il significato vero che l'artista intendeva mettere in quell'opera, mi è necessario studiare non solo il testo, ma anche il contesto, perché ogni testo significa all'interno di un contesto. Ogni testo dà per scontate, per implicite, per vere, cose che la società del suo tempo sono date per scontate. Esempio, la schiavitù è giusta. La inferiorità della donna è un dato biologico acclarato. Omero lo dà per scontato. Elementi della classe dominante, i nobili aristocratici, hanno una natura semidivina. Ci facciamo mai caso, ma Achille, Enea, hanno tutti un padre e una madre divino. Quindi qui arriva lo storico, non più il critico letterario, lo storico a dire è l'espressione di una fase in cui la classe aristocratica ha la pretesa di essere semidivina, di discendere addirittura dagli dèi. Quindi noi capiamo un'opera d'arte, capiamo il testo, comprendendo il contesto, e anche qua non vi ho detto nulla di nuovo che non abbiate già studiato nelle vostre lezioni. Il problema sorge quando il contesto culturale non ha mai preso in considerazione l'esistenza della visione, del punto di vista omosessuale. Vi ricordo che quando sono nato io l'omosessualità era un reato in gran parte del mondo occidentale, e quindi parlare apertamente di omosessualità in un'opera d'arte era qualcosa di criminale. Addirittura le politiche culturali dei nostri ministeri della pubblica istruzione, eccetera, davano per scontato che la rappresentazione stessa di una persona omosessuale in un'opera d'arte costituisse una potenziale offesa al comune senso del pudore. C'è una storia molto interessante da seguire su come un poco per volta nel corso degli anni 70, 60, 70 la rappresentazione fisica della persona omosessuale nel cinema italiano e straniero si è fatta strada a furia di processi. Ci sono state pochissime aree sicure, come è stato per a lungo tempo il teatro e il cabaret, e questo è il motivo per cui il movimento di liberazione omosessuale all'inizio si esprime moltissimo col teatro, perché rappresentare fisicamente un omosessuale era comunque visto come pericoloso, in base al famoso argomento che usano ancora le sentinelle in piedi: ma ci sono i bambini che guardano e potrebbero essere turbati. Quindi la rappresentazione della persona omosessuale, anche in modo negativo, anche per prenderlo in giro, era comunque qualcosa che turbava la coscienza. Perché? Adesso ce lo possiamo dire fra di noi. Perché la tesi sociale era che l'omosessualità non esisteva, gli omosessuali non esistono. Esistevano sì 4, 5 delinquenti, personaggi patetici e ridicoli, ma l'omosessualità non era e non poteva essere un fenomeno sociale. Se era un fenomeno sociale, era una patologia sociale. Tutto questo che cosa ha comportato? Che stabilito che invece gli omosessuali esistono, che alcuni di loro sono persone colte, che fanno cultura, questo implica che l'espressione
della visione del mondo della persona omosessuale è avvenuta per moltissimi secoli in modo cifrato, a chiave. In altre parole, se noi vogliamo capire l'espressione della sensibilità omosessuale all'interno dell'arte occidentale, abbiamo bisogno di capire il contesto. Allora, ne parlavo prima con la professoressa Guazzo prima, il fatto che se io vado a dire che nella Cappella Sistina c'è una scena omosessuale, ci sono due uomini nudi che si baciano, cosa cappero ci fanno quelle due persone lì? Ah no, niente paura, è la rappresentazione iconografica delle anime che nell'amore perfetto, divino, paradisiaco si baciano in senso ovviamente puramente simbolico, in Dio, sono complete in Dio. E questa è la spiegazione. Poi c'è tutto il resto che viene spiegato. In quanto Michelangelo Buonarroti era un seguace della teoria di Marsilio Ficino, dell'amore socratico, che aveva ripreso la teoria platonica dell'amore, che vedeva la massima forma di amore possibile, quella tra due uomini. Non tra un uomo e una donna, che la natura ha creato per istigarci alla generazione, alla procreazione, bensì quella tra l'anima di due uomini nei quali un uomo vedeva nella bellezza dell'altro uomo, in realtà era un uomo e un ragazzo, perché poi Platone scrive all'interno di un certo contesto che è quello greco, che è più pederastico, che va bene, ci porterebbe lontano questo discorso. La mia anima, nell'apprezzare la bellezza di un altro uomo, riconosce nell'anima di questo uomo, ma anche nel suo aspetto fisico, una scintilla di quella bellezza assoluta, dell'idea platonica di bellezza che è Dio. In altre parole, mi piacciono gli uomini perché ci riconosco dentro Dio, mi va bene, per carità. Ma tutto questo discorso è un discorso che chi faceva parte della cerchia di Michelangelo capiva benissimo. Ed era un modo di nobilitare l'amore tra uomini. Chi non ha questo tipo di cognizione, di preparazione, perde di vista. Teniamo conto che l'omosessualità di Michelangelo è stata a lungo negata, nonostante lui l'abbia confessata apertamente. C'è un sonetto che scrive per un ragazzo in cui si lamenta di avere a lungo sparso il seme ai sassi. Questa è una frase che appare nelle Leggi di Platone, in cui Platone esecra i rapporti sessuali tra maschi perché sono sterili e corrispondono a un gettare il seme ai sassi. Chiunque avesse familiarità con questi brani letterari capiva cosa voleva dire Michelangelo, che era un pentimento per avere avuto rapporti fisici, sessuali, omosessuali. Gli altri, tutti gli altri, non vedevano, non volevano vedere o rifiutavano di vedere il significato implicito in questo sonetto. È palese allora che se vogliamo riconoscere il contributo omosessuale alla storia dell'arte occidentale, dobbiamo ammettere la possibilità che questo contributo sia esistito come contributo separato. E questo è lo scoglio più grande che non siamo ancora riusciti a superare, perché ancora oggi, dopo 42 anni che sono nel movimento gay, mi sento dire che però è ghettizzante. Se tu fai un'opera d'arte rivolgendoti al mondo gay, stai facendo un'operazione appunto ghettizzante. Invece quella cosa giusta sarebbe rivolgerti al mondo eterosessuale, perché rivolgersi al mondo eterosessuale non è ghettizzante, anzi è una cosa universale. E su questa trincea la cultura eterosessuale, che rifiuta la definizione di cultura eterosessuale, perché lei non è la cultura eterosessuale contrapposta alla cultura omosessuale, è la cultura, punto, articolo determinativo, non è una cultura, non è una visione della cultura, è la cultura, e quindi non accetta l'idea che possano esistere altri tipi, altri sguardi alla cultura. È ovvio che specialmente oggi, quando, ma no, oggi, che cosa sto dicendo? L'arte è sempre stata mercato. Togliamoci questa strana idea che si facciano le rivoluzioni con l'arte. L'arte richiede denaro, l'arte serve il potere, tutta l'arte serve il potere. Se è un potere rivoluzionario, serve il potere rivoluzionario, ma serve comunque il potere. L'illusione che un artista possa dedicarsi alla ricerca
del divino, dell'ispirazione, è una idea romantica che nasconde il fatto che l'arte è per natura cortigiana. E confrontandosi con un mercato eterosessuale in cui appunto non c'è spazio per una proposta di vendita omosessuale, è palese che non è possibile una produzione omosessuale, salvo che appunto c'è sempre stata nella storia la figura del mecenate, del collezionista, del privato, che si è fatto fare delle opere d'arte omosessuale per proprio gusto privato, per proprio gusto personale. Pensiamo a un caso come la Coppa Warren, che, per cui il British Museum ha speso 1 milione di sterline, che è un vasettino d'argento con due scene di coito omosessuale, addirittura anale, cosa unica nella storia dell'arte romana, e c'è un motivo per cui è unica, è un falso prodotto da un'officina italiana con influenze Liberty nei primi anni del Novecento. C'è un bello studio, dopo se vi interessa posso darvi i dati, di una storica dell'arte che, in base a considerazioni tipo stilistico, di mercato, eccetera, ci mostra come questo artefatto archeologico nasca come risposta a un collezionismo colto e ricco che cerca l'oggetto archeologico con un preciso soggetto di ispirazione omosessuale. Questo meccanismo, che magari ci fa un po' ridere, è il meccanismo con cui funziona tutta l'arte. Se c'è un mercato, l'artista può produrre per quel mercato. Se manca un mercato, l'artista si tiene l'opera d'arte a casa. O se è Gesualdo da Venosa, che essendo principe si compone i suoi madrigali per suo gusto personale e se ne frega della committenza, o hai a che fare con una precisa committenza. Abbiamo avuto arte omosessuale ogni volta che nella storia occidentale abbiamo avuto cerchie in cui è stata riconosciuta la dignità di espressioni d'amore alternative a quello eterosessuale. Sono momenti molto precisi nella storia occidentale, come il libertinismo nel 500-600, come il neoclassicismo che recupera attraverso l'amore smodato per l'antica Grecia la sua leggerezza nel trattare di atti omosessuali, ed è soprattutto il secolo nostro, il secolo dopo gli anni 70 del secolo scorso, quando nasce un intenzionale mercato gay e lesbico. Ora, Gore Vidal ha preso in giro la definizione di scrittore omosessuale dicendo: io non so che cosa sia un romanzo omosessuale, è forse un romanzo che ha rapporti sessuali solo con romanzi del suo stesso sesso? Domanda giusta, no, esistono romanzi omosessuali, esistono romanzi con una sensibilità omosessuale da parte di chi lo ha scritto, sensibilità che può essere intenzionale o casuale. Credo tutti conoscano il saggio della Susan Sontag, Note sul Camp, che ha analizzato ancora negli anni 60 come all'interno di una parte dell'arte omosessuale del secolo scorso esista questa sensibilità particolare che è appunto il camp, che esprime una visione, uno sguardo omosessuale al mondo che spesso è involontario. È lo sguardo di chi mette fra virgolette tutto, per cui una sedia non è una sedia ma è una sedia, e una donna è una donna, è Carmen Miranda con gli ananas sulla testa. E questo può essere intenzionale, ma può essere anche non intenzionale, può essere l'atto di uno scrittore omosessuale che non riesce a nascondere il fatto che per lui esiste l'eterno femminino ma non la donna come oggetto di desiderio sessuale. Discutevo in questi giorni su Twitter con un studioso sul fatto che io mi sono accorto che Melville era omosessuale, bisessuale, non leggendo gli studi queer che hanno fatto in America negli ultimi 30 anni, ma perché vale un'opera minore, una sua narrazione di come lui avesse fatto l'esperienza di fare il barbone per un mese, due mesi, aveva vissuto nei rifugi, aveva chiesto la carità in giro, e a un certo punto racconta di come sono lui e un giovane barbone appunto a dormire in una stanza insieme, e questo giovane si spoglia e dedica 30-40 righe a descrivere il ragazzo che si spoglia. È questo il campanello d'allarme che mi suona, che mi dice no, questa persona ha notato un dettaglio della vita
che normalmente uno scrittore eterosessuale non avrebbe notato, non ci avrebbe fatto caso, non ci avrebbe badato. Esistono quindi due livelli di produzione artistica omosessuale: uno è quello intenzionale e uno è quello intenzionale. In quello intenzionale possiamo mettere, non lo so, Apollo e Giacinto del Cellini, che sappiamo che ha scolpito quell'opera in un periodo in cui era sotto processo per sodomia, un periodo grosso modo non esattamente quello, in realtà quando lo condannarono agli arresti domiciliari per un anno per sodomia scolpì il Cristo delle Scoriali, naturalmente era un po' più adatto come risposta. Abbiamo anche diversi disegni di Michelangelo, l'aquila che rapisce Ganimede per esempio è chiarissimo come intento comunicativo. Il nostro grande problema è il presentismo, cioè leggere tutto il passato, ma anche le culture contemporanee, attraverso le aspettative di quella che è la nostra società, il nostro presente in questo momento attuale. Ossia, se io non vedo le cose che mi fanno suonare il campanello, poi tu mi dici quando sto esaurendo. Sì, ti do mezz'ora. Ok, quanto sono finora? Sono 20 minuti. Ok, se io non vedo il campanello che sono abituato a sentire suonare associandolo al tema arte omosessuale, non mi rendo conto che è tale. Un esempio classico, per esempio, è Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde. È un testo che è stato scritto in un'epoca in cui l'omosessualità era reato, tant'è vero che qualche anno dopo l'autore di quel romanzo finì ai lavori forzati per un processo per omosessualità, in cui l'autore si esprime con un linguaggio cifrato in codice, ma neanche tanto in codice, perché in inglese Dorian vuol dire dorico, e negli anni in cui Wilde scrive quel romanzo è di moda la tesi del Dorische Knaben Liebe, la pederastia dorica, che sosteneva che l'omosessualità nella Grecia antica era stata introdotta dai dori, popolo guerriero che disprezzava le donne e quindi, disprezzando le donne, ricorreva ai ragazzi. Tesi completamente balzane, campate in aria, ma non ci interessa, perché come stavamo dicendo prima, quello che conta per capire un testo è il suo contesto. E quindi se Wilde mi scrive Dorian come titolo, chiama Dorian il suo personaggio, è perché vuole mandare un messaggio. Tu, che sei uno dei 500 che sanno cos'è Dorische Knaben Liebe, capisci che questo romanzo parlerà di una persona omosessuale che ha un oscuro segreto, che non viene mai nominato in tutto il romanzo, che ha qualche cosa che lo imbruttisce, anche se miracolosamente l'imbruttimento va alla tela del suo ritratto e non a lui, che rimane intatto, che fa delle cose oscure di notte in giro negli antiporti del vizio. Questo è il massimo che si poteva permettere uno scrittore omosessuale nell'Inghilterra vittoriana, senza cadere nella pura e semplice pornografia, perché a Wilde viene attribuita anche la partecipazione a un romanzo pornografico a più mani che si chiama Teleny, in cui c'è una specie di catalogo di atti sessuali in cui ne succedono di tutti i colori, con l'utilizzo di oggetti, bicchieri infilati in posti che non vi nominerò, che colloca però l'autista su un altro livello. Chiaramente chi compra l'opera pornografica non lo fa per avere un godimento estetico, lo fa per altre motivazioni. Questo ci spiega, ci mostra come esistono dei limiti. Ogni genere, ogni tipologia di arte ha le sue limitazioni, che l'artista di ogni epoca deve rispettare se vuole che la sua opera non rimanga chiusa in un cassetto. E noi viviamo nell'epoca in cui il mercato dell'arte omosessuale è stato sdoganato, e quindi ci sembra strano quello che ho appena detto, però io vi assicuro che quando io facevo il bibliotecario all'Arcigay di Milano, mi venivano dei ragazzi della vostra età e mi chiedevano: vogliamo leggere qualcosa di omosessuale di Oscar Wilde, che non ha mai scritto nulla di omosessuale se non il De Profundis, ma non è un'opera a tematica omosessuale, è la lettera al suo amante in cui lo rinfaccia per tutto il tradimento che gli ha fatto quando è stato condannato. L'unica cosa che abbia scritto è Il ritratto di Dorian Gray. Molto bene, glielo do da leggere, lo leggono, me lo porta indietro dicendo: ma in quest'opera non c'è assolutamente nulla di omosessuale. Vuol dire che una certa sensibilità di un secolo non riesce più a percepire
una determinata caratteristica nelle opere del secolo precedente. Questo ci mostra una volta di più che l'arte non è universale, che l'arte è un codice che ha bisogno di conoscenze per essere decodificato, che la comprensione immediata dell'opera d'arte è un mito borghese dell'Ottocento, quando l'arte borghese dell'Ottocento voleva porre se stessa come l'unica arte concepibile. Perché se noi diciamo chi sono gli artisti universali, magari uno dice Tolstoi, l'altro dice Balzac, l'altro dice Proust, e quanti africani ci mettete in questo elenco? Quanti cinesi ci mettete in questo elenco? Come mai misteriosamente una cultura come quella cinese, che ha 3000 anni di storia, non ha prodotto neanche un artista universale? C'è qualcosa che non funziona. È chiaro che questa definizione è semplicemente un modo che la cultura occidentale ha utilizzato per porre se stessa al vertice di una piramide, di un'evoluzione storicistica in cui dal meno si va al più, in cui siamo collocati noi, cioè loro, e oltre non è possibile andare. Io vi dico che questo tipo di modo di pensare purtroppo è ancora vivo. Noi negli anni 90 avevamo fatto questo libro, si chiama Quando le nostre labbra si parlano. Già all'epoca avevamo posto il problema di che cos'è la cultura omosessuale, e non è un contributo che abbia sfasciato la concezione della cultura occidentale, per carità. Il piccolo problema è che 30 anni dopo siamo ancora lì a farci le stesse domande senza avere una risposta. La mia osservazione è che c'è stato un livello di censura su questo argomento fortissimo. La cultura eterosessuale su questo non ha mai accettato di fare un passo indietro. Lo vediamo per esempio, io qui a questa università 4-5 anni fa ho fatto una conferenza sulla presenza dell'omosessualità nei videoclip, mostrando attraverso una serie di immagini come ci sia stata un'evoluzione dei primissimi videoclip in cui si fa un'allusione alla Dorian Gray dell'esistenza dell'omosessualità, fino a rappresentazioni esplicite di persone che si baciano dello stesso sesso, eccetera eccetera, e di come contemporaneamente il videoclip di produzione italiana, mentre Madonna, Lady Gaga mettevano a profusione personaggi omosessuali, il videoclip italiano non abbia mai mostrato la persona omosessuale, neanche per illustrare canzoni a tematica, a parole omosessuali, se non come personaggio ridicolo. C'era una celebre canzone, Per diventare gay, in cui il concetto del cantante è questo: sono talmente deluso dalle donne che se va avanti così decido che divento gay. Un paradosso, chiaramente. Ma lì hanno messo la classe in cui c'è la pazza con la parrucca gialla canarino che insegna ai maschi a schiccare. Questo è per loro diventare gay. Questo tipo di impossibilità di mostrare fisicamente l'omosessuale è una forma di autocensura che il mondo artistico italiano si è autoimposto, perché non c'è nessuna legge che gli proibisce di fare. Sono stati gli artisti che hanno scelto deliberatamente di rendere immostrabile l'omosessualità al grande pubblico. Su questo il mondo eterosessuale italiano non ha mai ceduto. Lo vediamo adesso nel ritorno all'interno del mondo accademico della definizione di non omosessuale. Mi è appena arrivata dall'Università di Padova un call for papers che il prossimo gennaio, adesso non so, giugno prossimo, sul tema della non eterosessualità. Non eterosessualità. Questo vuol dire che l'eterosessualità è una cosa che esiste in sé, non abbiamo bisogno di definirlo, cioè è una definizione non problematica. Se io dico eterosessuale, tutti voi capite immediatamente cosa voglia dire, mentre invece se avessi scritto omosessuale avremmo avuto problemi, avremmo cominciato a discutere: ma cosa vuol dire omosessuale? Ma chi è l'omosessuale? Ma chi può dirsi omosessuale? Ma non esistono omosessuali, esistono atti omosessuali, ma non persone omosessuali. E questa è la tesi, se ci fate caso, e le persone queer che fanno questi tipi di discorsi non ci arrivano, è quello che dice la Chiesa Cattolica. Esistono atti omosessuali, non esistono persone omosessuali. Una persona che smette di avere atti eterosessuali ritorna alla posizione di default, che è, provate a indovinare, l'eterosessualità. Sentinelle in piedi, terapie riparative. È molto interessante a questo punto vedere come la cultura, inteso come sistema di valori ma anche di idee
date per scontate, non più discutibili, perché ciò che viene considerato l'ovvio da tutti, è interessante vedere come la cultura della cosiddetta sedicente cultura queer sia arrivata alla fine alle stesse identiche conclusioni delle sentinelle in piedi. L'omosessualità non esiste. L'omosessualità è un comportamento, non un modo di essere. L'omosessualità è quello che una persona fa, non quello che questa persona è. È chiaro che a questo punto, se l'omosessualità è soltanto un tipo di atto, non è concepibile, non è possibile il concetto di cultura omosessuale. Esattamente come non esiste la cultura degli assassini, non esiste la cultura dei tossicodipendenti, non esiste la cultura dei cocainomani, che sono semplicemente gruppi di persone che condividono un atto. Quanto? Due minuti. Due minuti per, appunto, dicevo, vorrei contestare il tema che mi è stato dato. Come avete visto, ho fatto il bravo, prima ho fatto il mio discorso, quando mi si viene a parlare di sensibilità LGBTI. E per fare cultura, lo sapete tutti, però mi piace essere un po' retorico, è necessario avere le idee chiare, e la prima chiarezza si ha nelle definizioni. Una definizione come LGBTI non vuol dire semplicemente niente. Dentro LGBTI c'è dentro la persona, il maschio cisgender omosessuale, la donna cisgender omosessuale, la donna transgender eterosessuale e omosessuale, il maschio transgender omosessuale e eterosessuale, la persona intersessuale che avrà magari anche dei problemi di conformazione dei genitali o del sistema endocrino, per carità, ma comunque di solito è cisgender ed eterosessuale. Il 95% delle persone intersessuali sono cisgender ed eterosessuali, poi il 5% di loro, esattamente come noi, sono anche omosessuali e anche transgender, per carità. E la domanda che vi chiedo è: qual è il punto di intersezione di tutte queste linee? Cioè, in quale punto si incontrano? Io, maschio omosessuale, in quale punto mi incrocio con la sensibilità erotica, sociale, di una donna lesbica? Il punto di incontro tra il movimento gay e il movimento lesbico è politico, è una battaglia comune, ma l'esperienza di vita, anzi, se esistono due categorie umane che si escludono da vicenda, sono i gay e le lesbiche, perché se non altro maschi eterosessuali e donne e femmine eterosessuali alla fine purtroppo per loro si attraggono a vicenda e devono mettersi insieme, quindi il punto in comune ce l'hanno, ma uomini gay e donne lesbiche in realtà tendono a farsi vite separate. Se si riconoscono insieme in qualche cosa è per una battaglia politica, tant'è vero che esiste il problema della misoginia, del maschilismo all'interno del mondo gay, la mancanza di sensibilità verso le problematiche delle donne lesbiche, ed esiste anche una certa androfobia in un certo settore del mondo lesbico, non andiamo di qua, eccetera. Quindi quando voi affrontate il tema in questo modo, non affidatevi alle mode, perché le mode sono mode. La definizione corretta dal mio punto di vista era: le sensibilità gay, lesbiche, trans nell'arte, ricordandoci che questa mania di aggiungere le persone intersessuali, che se vogliamo sono un tema importante, se vogliamo ci facciamo anche una conferenza sopra, ma che vengono usate semplicemente come burattino, come uomo di paglia per altre teorie, che sono fondamentalmente che il sesso non esiste, che è una teoria pericolosissima perché nega il diritto al femminismo di esistere. L'oppressione della donna si basa su una differenza fisica, sulla differenza sessuale, non sulla differenza di genere. I feti femminili vengono abortiti in Cina e in India non perché hanno un genere femminile, ma perché hanno un sesso femminile. La donna nel mondo islamico non può testimoniare a un processo non perché ha un'identità di genere femminile, ma perché è una femmina, eccetera, eccetera. Negare la differenza sessuale è un modo per negare il senso stesso del femminismo, esattamente come negare l'esistenza, e ho finito, di un orientamento omosessuale che ha una ragione di esistere propria, esiste in sé, non è l'assenza dell'eterosessualità.
è un simmetrico dell'eterosessualità, è un'altra cosa, è un altro polo, è un altro sguardo sulla sessualità, a sé, autonomo, indipendente, che vede cose diverse, ha uno sguardo diverso. Ecco, negare l'esistenza del fatto che ci sono persone che possono dire io sono omosessuale, non io mi identifico, io faccio atti omosessuali, è puramente, semplicemente un atto di omofobia, di cancellazione dell'omosessualità dalla società, per arrivare a una società sentinellesca in piedi, in cui sono tutti eterosessuali e qualcuno poverino si sbaglia, ma se sbaglia si può anche riparare con le terapie riparative. E ho finito, grazie.